Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Netpuma per un nuovo episodio dell'Ombra della Guerra, ovvero Shadow of War. L'episodio di oggi è il numero 12 e la missione si intitola Le Tre Torri. Vediamo di cosa si tratta. Iniziamo ad andare sul luogo appunto per l'avvio della missione, che si trova qua nelle vicinanze. Eccoci qua, siamo quasi arrivati. Qua ci sono dei rompipalle. Evitiamo. Ecco qua il punto della missione. Però abbiamo delle abilità da sbloccare. Vediamo cosa possiamo sbloccare. Allora, questo è Cavaliere dei Karador. Tieni premuto, ma questo ce l'abbiamo già. Tieni premuto per dominare e cavalcare un carro stremato. Qui abbiamo tieni premuto per dominare un cavallo stremato. E premi per convocare un carro dominato o per ordinare il tuo carro di attaccare i nemici presi di mira. Tieni premuto per congedare un Karador. Attiviamo anche questa. Perfetto. Ok, siamo pronti per iniziare la missione. Avviamola, via. Ci stavano quasi per sbronare, ma... Ok, le tre torri. Eltariel ha individuato i Nazgûl nelle vicinanze, per lustra l'area per scoprire le loro intenzioni. Ok, iniziamo subito. La tua lotta è pura follia. È inutile. Gli Aedir appartengono al Restritone. Presto ti troverà e ti dominerà. Presto, non devono riprendere. Raggiungi la prima torre prima che l'Aedir non lo faranno. Venga rivendicato. Ci sposteremo più rapidamente. Ok, andiamo prima che il tempo a nostra disposizione scada. Eccoci qua, ci siamo quasi. Veloci, 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 4 secondi. Stregone mi chiede di conquistare l'Aedir. Io sono un prescelto. Tu invece? Un impostore. Sì, colpisci così. Attenti alla sua spada. Una specie di magia di ghiaccio. Bello. E due. Ok. Noruk è caduto. Occhio al ghiaccio. Raggiungi la seconda torre. Sei mai chiesto perché Eltariel sia stata scelta come lama di Galadriel? Chi può sapere cosa passa per la testa di un'Elfa? Sicuramente per questa Galadriel era la migliore. Che sia la migliore è fuori discussione. Ma dove sono sti Karagor? Io non lo so dove sono. No. C'era una creatura. Là, il tank. Quasi
stato? Vedo il ramingo. Muoviti. Occhio al ghiaccio, ragazzi. Ramingo, non troverai ciò che cerchi all'ombra di questa torre. Troverai solo dolore. E quando esalerai il tuo ultimo respiro, io riconquisterò l'Aedir per il re stregone. Le ossa in cagna! Io sapevo che potesse congelare. Cerca di congelare. Claro che il dolore. No! Ti mostro come si fa a stare qui! Tiratelo via! Vieni qua, vieni qua! Slaviti con le tue ossa! No, 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 attenzione. Ecco l'abbraccio della morte. Vai, vai, vai. Mollare. Chi è che mi ha preso? Dai, dai! Uccidete il... Indietro, stupido Tark! Wow, 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 attenzione! Mangiategli le carni! Non mancherai nulla! Possibile reclutare, quindi dobbiamo combattere fino all'ultimo sangue. Sangue mancato! Wow, è andato! Raggiungi la terza torre. I prescelti sono davvero ostinati e potenti. Per quanto possano essere potenti, durante il rituale per crearli sono molto vulnerabili. È vero. Quando avremo l'ultima torre, dovremo cercare il posto in cui ha luogo il rituale. Dai. Forza, di qua. Dai che ci siamo. Muzu il prescelto, sterminatore. Anche tu, Ramingo. Varo schifoso. Arrenditi. Via, via, via di qua.
siamo. Vai, 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 vai. Vediamo se possiamo reclutarlo. Impossibile reclutare, quindi ci tocca combattere fino all'ultimo sangue. E Muzu è andato. Via, 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 continuiamo a combattere. Un altro è andato. Wow, missione compiuta. A ogni torre che prendiamo, la vista del re stregone diminuisce. Non so. Ok, vediamo il personaggio. Vediamo cosa poter attivare. Ok. Inventario. Bene amici, siamo arrivati al termine anche di questo episodio. Se il video vi è piaciuto vi invito come sempre a lasciare un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e seguitemi anche sui social che trovate in descrizione. Per oggi è tutto, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!